Peggy 3. Crowd screaming. Ciao a tutti ragazzi, eccoci in un nuovo video, sono insieme a Gordon Bond. Ciao. 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 E questa è una nuova serie sul pacchetto di Devil 20 dell'FTB Launcher. Andatelo a vedere anche una bella. Andatelo a vedere anche una bella modback. E io però adesso in questo momento mi chiamo grandemente perché come avete capito ho Minecraft SP e mi hanno prestato un account premium. E quindi un culattone. Invece io l'unico che rimango in Minecraft normale. Vabbè, e a me mi lagga ancora. Guarda, prova a mettermi op perché certe volte non lagga più. Sì, ma devo chiudere il server. No, fai slash op. Andiamo un po'. Oh, alleluia. Meno male. Non ne potevo più, guarda. Lì c'è un villaggio NPC e qui c'è un canyon. Quindi, allora, mettiamo un waypoint qui. Canyon. Canyon. Ok. Andiamo nel villaggio. Villaggio villaggioso. E arruffiamo tutto. Allora, villaggio. Le canne da villaggio. Che sempre servono. Villaggioso. Ok, villaggio villaggioso. Anche invernale. No, cerchiamo subito un fabbro così freghiamo la roba. Quella. Oh, sì, ma dobbiamo proprio fotegli quelle robe lì. Io prendo il cibo. Sì, prendi pure il cibo, va. Carote, prendi soprattutto carote e patate, quelle lì che non si trovano. E mi sa che non c'è un fabbro. No, non mi dica non c'è un fabbro, dai. No, in tutti i villaggi c'è un fabbro. Fabbro. Mi ricorda un giochetto, Habbo. Sai, lo conosci? Chi? Habbo. Habbo? Sì. No, chi è? È un giochetto. No, non lo conosco. Lasci stare allora. Sta diventando di nuovo sera, quindi rifugiamoci. Sì, da qualche parte va. In una di queste casette va. Ah, poi cerca uno di quelli. Uno che c'ha i libri, così perciò facciamo i mondi di Minecraft lì. Aspetta, eccolo, questo qua mi sa che c'ha i libri. Quale? Questo qui. Dov'è l'uomo? No, perché gli frego direttamente le librerie, no? Ecco, c'ho pure la crafting table. Laggo ancora un po'. Ok. Allora. Oh, basta. Oh, io vado a rifugiarmi in sta casa. Sì. Allora, ecco, un piccone, un'ascia, mi faccio così, gli frego i libri. Allora. Perché adesso con i libri si possono fare anche in mondi Minecraft. Adesso. No, vabbè, cioè con la mod Minecraft si possono fare anche dei libri che ti portano direttamente dove li hai fatti. Cioè, tipo, se io metto il libro qui nella crafting, mi vengono i link in book. Vabbè, ve lo farò vedere dopo perché adesso non mi vado a spiegare 18 libri. 18. Sì, ne ho raccolti 18. 18. Ah, la serie barzelletta è del 18 lì. Ovviamente 18 18 lei scusi perché lei dice sempre 18 l'altro sono ragazzi sono 19 ok allora, andiamo prima cosa da farci io sono già rifugiato in una casa dove c'è sì. Il letto c'è il letto no non c'è il letto porca miseria oh questa non gli apiari qui ci sono ma vale scoperto adesso. Non lo sapevo io che ci avevano messo pure questo. Oh, aspetta, questo tizio. Questo è il tizio delle api. Sì, quello lì con la maglietta. Quell'altro. Mica l'altro.
Freghiamo gli aviari qui. Eh sì. Che sono abbastanza rari pure. Sì sì, lo so. Cioè tipo si possono craftare, ma sì sì, ma ci vogliono impregnet, crazing, ci vuole il carpenter e le tutto il resto. Sì, è un caso. Poi ci vogliono il Minecraft Jowl, quindi è un casino, meglio fregaglieli. Fregati. Allora, ci sta una Nitric Win che mi sembra sia buona. Ah, poi mi sembra che queste qui, ah, le Medus, ci abbiamo queste qua, so fighe le Medus. Lui si occupa di glielo diciamo subito. Lui si occupa delle app, perché io non sono un cavolo. No, io so solamente che queste qui, le Medus, sono quelle più forti, diciamo. Più vabbè, lo so che praticamente so che si può fare del pane impregnato con il miele. Sì, che ti dà più coscette. Quella la sapevo anch'io. Oh, perché non mi fa vedere come si crafta? Ok, spada qui. Lascia qua. Poi forse abbiamo trovato dei frame che non si craftano. Frame? Okay. E questi qui delle api che accelerano il processo, tipo fanno le mutazioni genetiche, quella roba lì. Perché quelli si devono soltanto grazie a questi cosi qua, che adesso si shift un po'. Va bene? Prova in fame. Che cacchio è il prova in fame adesso? Te lo da sto qua, ma te ne da 6 però. Sto laggando come niente. Te ne da 6 di prova in frame. Sì, però per uno smeraldo. Cioè, gli smeraldi sono parecchio rari. Vabbè, io mi vado a prendere un po' di cobblestone. Ti c'ho il piccone. Oddio, c'è scheletro. Quale scheletro? Ah. Muori, spada in mano. Uccidi. Aia, scusa. C'ho l'ascia, ok. Beh, io ho le spade. C'ho un piccone, aspettalo. Una cosa qua. Ti va? C'ho del legno, no. Ok. Io mi imbuco in questo tipo di roccia. Sì, facciamo una caverna. Caverna cavernosa. Ok, casa cavernosa. Ok. E ci abbiamo un altro waypoint. C'è anche il waypoint del canyon, quindi diciamo nel prossimo episodio andiamo nel canyon a prendere tutti i materiali possibili e immaginabili. Vabbè, però cosa? Dai, per questo episodio può bastare, dai. Aspetta, casa. Metto casa. Ok. Casa cavernosa. Io ho messo casa cavernosa. Invece io non voglio che mette casa cavernosa, perché non è cavernosa. No, che cos'è? È cavernosola. Ah, ok, allora aspetta un attimo, casa cavernosola. Cavernosola. Ok. Ecco. Perfetto. Sta pioggia. Caverne. Coso. Che? Qualcuno deve fare il. Qualcuno, faccio io, va. Il crafting table, eccolo. No. Il. La fornace. Ah, sì, eccola. Vabbè, dai, per questo episodio è tutto. Dai, finiamo qui, così vediamo un po' anche che dicono. Un'altra cosa. Se noi clicchiamo shift su una materia. Se noi premiamo shift sul materiale? Sì, sul materiale ci escono tipo delle su alcuni le informazioni. Prendi quella, sarebbe la Towncraft 3, giusto? La Towncraft. Sì, c'è alcune, sì, gli elementi, l'essenza è lì, quella roba lì. Giusto. Ok, vabbè, per questo episodio è tutto, vi saluto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Tutti. Ciao. Ciao.